la sua relazione. Non hai bisogno del microfono? No, magari tienilo acceso il microfono. Sì. Aspetta, lo devo fare. Eccolo qua. Dovrei alzare. Vediamo. Ok. Arriva. Benissimo. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio Lapu, ringrazio l'amico fraterno Edoardo che ha voluto portare in la presenza qui a questo convegno e ringrazio tutti quanti della partecipazione. Forse vorrei... Mettilo davanti. Ringrazio tutti voi della partecipazione. Mi presento, mi chiamo Igolo Tedesco, sono San Giorgio del Sannio e lavoro presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche qui ad Avellino. Parlerò di diossina, ovviamente sorvolerò molto su questa tematica perché si potrebbe parlare per moltissimo tempo, di questo gruppo di molecole che sono onnipresenti, sono molto persistenti e sono anche maledette. Da far definire qualcuno evidentemente dotato di umorismo nero, qualcosa che il padre Celeste avrebbe creato in un momento di profonda malinconia. Le diossine sono praticamente presenti ovunque, come dicevo, persino si formano, si sviluppano quando delle bevande calde vengono a contatto con la materia plastica. Ovviamente se ne producono soltanto tracce, quindi assolutamente non procurano danni permanenti all'organismo vivente, ma quello che è stato trovato nella terra dei fuochi, ma non soltanto nella terra dei fuochi, ovviamente, è qualcosa diciamo, di molto molto diverso. I dati di epidemiologia ambientale mettono in evidenza comunque la necessità di monitorare costantemente l'ambiente al fine di limitare l'accesso alla catena alimentare delle molecole tossiche, in questo caso particolare appunto le diossine. Perché come qualcuno che mi ha preceduto ha detto giustamente, non è una classe di molecole che si trova nell'ambiente, anzi questi sono abbastanza sicuri, protetti, ma attraverso una catena alimentare molto complessa possono ritrovarsi in prodotti che noi consumiamo abitualmente. Ovviamente si deve fare opera di prevenzione perché il contatto diciamo, di queste molecole con l'organismo umano venga ridotto il più possibile. L'incenerimento illegale di gomme, plastica, materiale tessile e altri rifiuti industriali rappresenta un grave problema di inquinamento ambientale e un danno anche irreparabile alla salute umana, ma non soltanto la salute umana, ma anche gli animali che sono coinvolti. La Terra dei Fuochi appunto è un sito diciamo, molto vasto che comprende tanti comuni con una superficie di territorio molto ampia che supera i 1000 km quadrati e la zona interessata da continui roghi tossici appiccati alle discariche abusive che proliferano in tutto il territorio. I rifiuti urbani e speciali bruciati nell'area, diciamo sia casertana che napoletana, sono la principale fonte di inquinamento della zona, che sono tra le aree più compromesse d'Italia sotto il profilo ambientale. Ora, la combustione dei rifiuti, che ho menzionato precedentemente, rilasciano nel suolo e nell'aria delle molecole chimiche, come ho detto, altamente tossiche, tra cui le diossine, che non, come qualcuno erroneamente pensa, non è soltanto una molecola, ma rappresenta una classe di molecole abbastanza complesse, che comprendono diciamo, sostanzialmente molecole dotate di atomi di cloro. Quindi tutto ciò che è clorurato e che è presente sotto forma di, per esempio, di imballaggi viene bruciato, produce appunto le diossine. Tra cui questa famigerata
molecola che è una molecola appunto aromatica e che presenta degli atomi di cloro ed è così pericolosa per la salute umana e animale da essere classificata dall'Agenzia per la ricerca sul cancro internazionale come cancerogeno negli animali e nell'uomo. Ora, recenti studi hanno dimostrato, pur però non esistendo ancora una prova definitiva, che l'esposizione prolungata a questa molecola che ho presentato prima e che in sigla si chiama TCDD, aumenterebbe l'incidenza di neoplasia al fegato e ai polmoni e tumori linfatici. Inoltre, come dicevo, anche gli animali da allevamento che si sono alimentati in siti di pascolo contaminati da queste molecole hanno numerosi siti di fragilità cromosomica, elevata mortalità e un'alta incidenza di sviluppo fetale rispetto ad animali che pascolano in siti non contaminati. Ora, la tossicità equivalente è di comune utilizzo per quantificare la presenza delle diossine e dei composti correlati. Ora, le diossine, proprio per la loro struttura chimica, tendono ad accumularsi nei tessuti animali e vegetali e a garantire anche la notevole stabilità chimica. In America e in Europa l'esposizione alle diossine è principalmente dovuta al consumo di prodotti di origine animale, carne, uova e formaggi, oltre che naturalmente per inalazione. Vabbè, questo è un tecnicismo perché serve a definire appunto la quantità di diossine presenti negli alimenti, ma anche nei tessuti del corpo umano, perché appunto dicevo le diossine sono formate da tante molecole, ma non tutte queste molecole hanno la stessa tossicità di quella che vi ho fatto vedere come esempio, per cui si fa un calcolo piuttosto complesso per risalire alla concentrazione effettiva delle diossine presenti, in modo da poter classificare un sito come altamente pericoloso rispetto ad un altro sito, per esempio, meno pericoloso, perché ci potrebbero essere molte diossine in un sito, ma non essere un sito pericoloso proprio perché la composizione analitica è caratterizzata soprattutto dalla presenza di molecole che non sono pericolose per il genere umano. Facendo una ricerca dettagliata sulla relazione tra patologie e presenza di diossine, è venuto fuori un quadro piuttosto inquietante perché la relazione che esiste tra esposizione alle diossine e tumori è molto elevata e ci sono moltissimi studi a livello internazionale, oltre 700 lavori, che dimostrano appunto una stretta correlazione tra tumore e cancro. Altre patologie invece gli studi sono ancora in itinere, non sono ancora sufficientemente noti gli effetti di queste molecole su queste patologie. Come dicevo, appunto, queste molecole, ma non soltanto la 11 e la 12 che sono le diossine, sono molecole persistenti. Persistente significa che è difficile, se non attraverso un lavoro di bonifica sia ambientale che ovviamente industriale, rimuovere queste molecole dai siti di stoccaggio. In questo elenco sono compresi anche molecole che noi, che ormai da tantissimo tempo sono bandite, come il DDT, che è stato bandito diversi decenni fa, ma che tuttora è presente nei siti di stoccaggio. Come dicevo, anche basse dosi di esposizione alle diossine sono note per essere responsabili anche di alcuni effetti collaterali, tra cui la ridotta fertilità maschile in soggetti esposti oppure durante l'allattamento esposti appunto a questa molecola. E questo è dovuto all'azione di queste molecole che si comportano come degli interferenti endocrini. Cioè praticamente che cosa fanno queste molecole? Spiazzano quello che è il ruolo degli ormoni che vengono prodotti durante la vita sessuale di un organismo
in maniera tale da interferire con le normali funzioni biologiche.